Il campo di concentramento di Gusen è uno dei 49 sottocampi di Mauthausen, nell'Alta Austria, da cui dista circa 4 km. I lavori di costruzione del campo iniziarono nel 1940. Doveva essere uno dei fiori all'occhiello dell'industria nazista, la Dest, che sovrintendeva lo sfruttamento della vicina cava di marmo. Da qui dovevano arrivare i pregiati marmi per abbellire la città del Reich una volta vinta la guerra. La forza lavoro era garantita dai prigionieri deportati, non pagati e sfruttati fino allo sfinimento. Una massa umana continuamente alimentata dai rastrellamenti e dalle deportazioni europee. Nel 1941 fu costruito il crematorio per eliminare i malati, gli inabili al lavoro e i cadaveri dei lavoratori morti per sfinimento. Nel marzo del 1944 il campo era già troppo pieno e furono avviati i lavori per la costruzione di un secondo campo, Gusen 2, e nel dicembre dello stesso anno di Gusen 3. I deportati stessi furono impiegati, oltre che nei lavori in cava, nella costruzione dei lager e nello scavo di gallerie dove interrare gli impianti per la produzione bellica di aerei a reazione. I nostri deportati, arrestati a seguito degli scioperi del marzo 1944, arrivarono dunque a Gusen nel pieno della sua espansione e furono impiegati in lavori fisici massacranti e senza nessun dispositivo di protezione. La mortalità fu altissima, per questo Gusen è tristemente noto come il cimitero degli italiani. Oggi di questo sistema concentrazionario non rimane più nulla. Sullo sterminato territorio occupato un tempo dalle baracche sorgono le cittadine di Langenstein e St. Georgen. Rimane solo il crematorio, acquistato subito dopo la guerra dalle associazioni di deportati italiani, francesi e belgi, e adibito a memoriale dall'architetto Lodovico Barbiano di Belgioioso, anch'esso ex deportato del lager di Gusen 1. La città di Sesto San Giovanni, dal 1999, ha stretto un patto di amicizia con la cittadina di Langenstein, dove sorgeva Gusen 1, e questo patto, forse meglio di altri gesti, commemora le vite dei morti per la pace, la libertà e il sogno di un'Europa unita. Il dialogo tra le due comunità ha permesso lo sviluppo della ricerca storica e la creazione di un progetto per il recupero della memoria di quei luoghi, il Gusen Audioweg, un percorso tra le vie della cittadina da fare indossando dei dispositivi iPod, da cui è possibile ascoltare le testimonianze dei deportati sopravvissuti, dei civili che allora vivevano ai bordi del lager e di quanti ci vivono oggi. Un lavoro artistico, storico e tecnologico che permette di rendere visibile, non più agli occhi, ma all'udito e al cuore, il teatro di quell'orrore. Angelo Biffi era nato a Villa d'Adda in provincia di Bergamo. Nel 1929, a 20 anni, venne a vivere a Sesto San Giovanni perché trovò lavoro alle acciaierie Falck. Incominciò quindi, nel pieno ventennio della dittatura fascista, la sua vita in fabbrica, mentre nel tempo libero aveva molti interessi. La musica suonava il flauto traverso, lo sport faceva molti percorsi in bicicletta e giocava volentieri a carte con gli amici. Questi erano i passatempi per i ragazzi dell'epoca. La vita non era facile, la gente era povera, era complicato reperire i beni di prima necessità. Soprattutto mancava ogni forma di libertà democratica, soppressa dall'introduzione delle leggi eccezionali fasciste del 1926. Per tutti questi motivi mio padre, seppur giovane, maturò da subito un credo antifascista e non si iscrisse mai al partito di Mussolini. Poi incominciò la guerra e nelle fabbriche militarizzate vi fu un netto peggioramento delle condizioni di lavoro. Gli operai incominciarono a realizzare brevi scioperi spontanei che avvennero nel novembre 42 e nel 43. Le tipografie clandestine stamparono giornali e volantine da distribuire all'interno delle fabbriche per divulgare idee, riflessioni e suggerimenti agli operai. Papà visse questa atmosfera all'interno della Falck, dove nel frattempo era diventato un bravo tornitore, condividendo ansie, preoccupazioni e speranze di un mondo migliore con mia madre, che aveva sposato nel 1937. Con il sostegno di mia madre partecipò a tutti gli scioperi organizzati ed incominciò a collaborare con il gruppo antifascista che operava all'interno della Falck. Tra le varie incombenze aveva l'incarico di distribuire i volantini negli armadietti dei compagni di lavoro. Papà usciva di casa la mattina e si recava in fabbrica con i volantini nascosti
nascosti nelle scarpe. La sua attività clandestina era svolta con un gruppo di amici e compagni di lavoro, Sistieri Guglielmo, Marcante Pietro e Cardellini Raffaele, con i quali la sera si trovava in un bar della zona per organizzare le azioni da svolgere in fabbrica. Quattro amici che volevano migliorare il mondo nel quale vivevano. Tutti furono deportati e morirono nei lager tedeschi. Si arrivò così agli scioperi del 1944. Cominciarono il 1° di marzo e durarono ben 8 giorni. Si fermarono tutte le fabbriche del nord, Torino, Genova, Milano e Sesto. Gli operai chiedevano la fine della guerra e migliori condizioni di vita, pur sapendo che rischiavano penalmente perché gli scioperi erano vietati dalla legge Rocco del 1930. Dopo questi scioperi incominciarono le rappresaglie. In casa mia, a tarda notte del 27 marzo 1944, vennero i fascisti. Erano tutti ragazzi molto giovani ed arrestarono mio padre. La sua reclusione incominciò nella caserma San Fedele, poi nelle carceri di San Vittore a Milano e infine venne trasferito nella caserma Umberto I a Bergamo, da cui fu mandato al campo di sterminio di Mauthausen, dove arrivò l'8 aprile 1944. Lì perse la sua identità anagrafica e divenne il numero 61566. A fine aprile 1944 fu trasferito nel sottocampo di Gusen, dove morì il 15 aprile 1945. Fino a che mio padre rimase recluso in Italia, mia madre affannosamente cercò di seguirne gli spostamenti nelle carceri, riuscendo a vederlo solo a Bergamo, nella strada sotto la finestra della caserma Umberto I. Mio papà si affacciava e le faceva arrivare dei bigliettini. Nell'ultimo scrisse: ricordati cara, morale sempre alto come il mio. Va ricordato con commozione il sacrificio di tutte le persone che in un momento difficilissimo della storia seppero opporsi al fascismo. Scelsero in modo coraggioso di anteporre il bene comune al bene individuale, conquistando la libertà e la democrazia, valori immensi di cui godiamo ancora oggi. C'è sempre uno spazio di responsabilità personale. Si può sempre, anche in tempi difficili, dire di no, e loro dissero no al fascismo. Spero che il ricordo di questi avvenimenti passi alle nuove generazioni e divenga parte della loro memoria.